La città eterna, Roma, eterna bellezza, secondo il mondo però per ore perse nel traffico dopo Bogotà, almeno secondo il report del Global Traffic, con tutto quello che ne consegue in termini di inquinamento da PM10, polveri sottili, le stesse che in Italia, se sfiorate nei limiti stabiliti, dettano ai sindaci le regole per bloccare il traffico ai cittadini del bel paese. Non sono di Roma, però mi sembra una roba ridicola. Una buona idea. Mi piace. Ma hanno bloccato però anche gli Aero 6, macchine comprate e progettate per non inquinare. Un po' meno. Bloccano, ma che risolvono? Esatto. Nulla. Andrò a piedi. Alle 16.30. Ciao. Insomma, inquinamento da polveri sottili, danze della pioggia per scongiurare il peggio, svolte green, dalla cappa sulla pianura padana, cambiamenti climatici, chi più ne ha più ne metta. Il dibattito è tutto aperto, visto che come ogni anno, proprio in questo periodo, l'inquinamento atmosferico nelle grandi città italiane raggiunge picchi elevati. Ma il blocco del traffico serve o no? Sono efficaci soltanto parzialmente, perché i blocchi del traffico, per quanto riguarda le polveri, se di polveri stiamo parlando, agiscono soltanto su una delle tante sorgenti delle polveri. La riducono, ma le riducono in maniera ovviamente parziale. Il fatto vero però è che sono in tanti a sostenere che il problema non sia solo quello di restare sotto i limiti delle PM10, ovvero 50 microgrammi, ma quello di avere un'atmosfera più pulita nelle nostre città. Ma perché allora le amministrazioni intervengono solo sullo traffico? Perché i sindaci hanno un obbligo di intervenire e per tutelare la salute pubblica quando si superano appunto i limiti di legge. Questo limite di legge dei 50, che può essere superato solo 35 giorni l'anno, è ovvio che se noi siamo al 15 di gennaio e l'abbiamo già superato 15 volte, è chiaro che ci si preoccupa, quindi loro hanno il dovere di fare qualcosa. Ma che cosa possono fare quando siamo in emergenza? Ben poco, e quindi quando l'unica cosa che possono fare è che possono controllare, e cioè bloccare il traffico. E allora, se non solo sulle auto, su cosa dovrebbe intervenire il sistema paese? Dobbiamo intervenire sui riscaldamenti domestici, soprattutto quando sono a biomasse, cioè a legna. È un tipo di riscaldamento che ha avuto molta diffusione negli ultimi tempi. È vero che, diciamo, gli impianti tecnologicamente più avanzati, le termostufe, quelli di termocamini chiusi, sono meglio dei camini aperti, ma in ogni caso sono tecnologie che bruciano combustibili, bruciano legna. E facendo questo si rilasciano nell'atmosfera particelle, polveri, nocive, perché sono le più piccole e le più pericolose. Quindi questa è una cosa che non andrebbe incentivata, anzi andrebbe ridotta il più possibile. Tuttavia, non sono solo riscaldamenti e trasporti a impattare sul nostro ambiente. Un ruolo importante, oltre a quello industriale, lo riveste l'agricoltura. E c'è anche importante questo in termini, diciamo, di quantità di polveri sottili immesse nell'atmosfera, il settore dell'agricoltura e dell'allevamento, che non riguarda, diciamo, i contesti urbani, ma ovviamente tutte le zone limitrofe ai contesti urbani, e quindi poi spostandosi l'aria da una parte all'altra, diciamo così, intorno alle città, fra le città, ovviamente il settore agricoltura e allevamento ha un impatto diciamo abbastanza diffuso. Tornando al blocco del traffico, i sindaci non sbagliano comunque a decretarlo, semmai, sottolinea il Codacons, devono fare più attenzione a bloccare le auto che inquinano di più e non gli Aero 6, come accaduto a Roma. Non è che si può vendere una macchina quasi nuova e poi dire non la puoi far circolare, questo è assurdo, a parte il fatto che comunque in quei giorni in cui si vuole fare questo bisogna assolutamente mettere a disposizione i mezzi pubblici gratuitamente, altrimenti non può reggere un provvedimento del genere, e una multa eventuale si può impugnare e vincere. Per concludere, è giusto continuare a cercare nuove soluzioni, ma sulle concentrazioni delle polveri sottili, sottolinea il CNR, non riusciremo a fare miracoli.